avermi invitato e direi che riprendiamo subito perché ci sono ancora parecchi relatori da sentire. Sicuramente sono state dette delle cose molto interessanti, tante sollecitazioni negli interventi che ci sono stati precedentemente, a cui vorrei riagganciarmi e vorrei riprendere un po' il concetto di responsabilità sociale delle imprese, cioè le imprese, il mondo dell'impresa che fino adesso è stato solamente accennato e poi anche esplicitato nell'intervento del Ministero dell'Ambiente nel caso della 14. Dicevo, la responsabilità delle aziende sono inserite in un determinato contesto socio-ambientale e sempre di più sono spinte a partecipare anche a delle attività che sono al di fuori del proprio core business, della propria attività produttiva. È già stato detto e prima di me questa mattina dell'importanza della piantumazione del nuovo insediamenti verdi per assorbire la CO2. Non a caso questo è uno degli ambiti dove già da diversi anni molte aziende si sono operate, l'esempio della 14 è uno, ma da anni ormai ci sono imprese, guarda caso soprattutto legate all'automotive, e appunto non è un caso che hanno avviato processi di riforestazione importanti in Italia, vicino at home, come si diceva, oppure anche in altri paesi. Io su questo vorrei solo ricordare uno dei precursori, e stiamo parlando di ancora inizio degli anni 90, quando Pasquale Pistorio arrivò alla guida di ST Microelectronics nel 94 e avviò fin da allora, per cui in tempi non sospetti, diciamo, una serie di attività di riforestazione proprio legato al fatto che ST Microelectronics era un'azienda estremamente energivora, per cui riforestando riassorbiva quella CO2 che indirettamente loro consumavano. Un aspetto interessante è invece quello che sta avvenendo adesso ed è proprio legato alle azioni di CSR in ambito di verde urbano. Come diceva anche il sindaco Sanna, una delle problematiche delle pubbliche amministrazioni oggi, soprattutto le pubbliche amministrazioni locali, sono la mancanza di risorse. Ecco, forse in questo ambito le aziende potrebbero venire in aiuto ai vari comuni per avviare dei percorsi di riforestazione urbana o di, diciamo, interventi in ambito di verde urbano, e io mi auguro che sia questo un po' il panel e sentiamo cosa ci hanno da dire i nostri relatori. Io comincerei subito sollecitando il presidente di Legambiente Cogliati Dezza su un ambito che vede un po' la possibilità di partnership tra mondo delle imprese, mondo delle associazioni e pubblica amministrazione. Che cosa si può effettivamente fare? E chiedo solo ai nostri relatori, visto che è tardi, siamo un po' in ritardo, di concentrare un po' i loro interventi, visto che dopo ci sono altre 4-5 persone che devono parlare. Grazie. Sempre il tasto sbagliato. Buongiorno, grazie a tutti, grazie a Massimiliano Atelli per l'invito. Io cercherò di essere molto schematico. Allora, intanto voglio dire sostanzialmente tre cose. La prima, è molto cambiato ed è molto aumentato la sensibilità civile nei confronti delle questioni albero, per dirla così, che non è necessariamente verde urbano, ma c'è proprio un attaccamento agli alberi. Noi quest'anno, come diceva già Francesco, abbiamo inaugurammo anni fa il restyling della festa dell'albero,
Quest'anno abbiamo raggiunto i risultati più ampi di partecipazione. Tra sabato e domenica verranno piantati più di 10.000 alberi in 4.500 iniziative in giro per l'Italia, con in più una attività, diciamo, con attività di ringraziamento all'albero. Ringraziamento all'albero soprattutto per le cose che venivano dette nel panel precedente, soprattutto per il contributo che gli alberi danno alla mitigazione, diciamo così, all'assorbimento della CO2. Dall'altro anno abbiamo anche rilanciato un'iniziativa a livello internazionale e quest'anno si sta chiamando Tree for Climate, e che coinvolge una rete internazionale di l'Alliance per delle organizzazioni di volontariato che sono prevalentemente europee, ma non solo, ma che coprono una quarantina di paesi in giro per il mondo, in modo tale anche, diciamo, ogni tanto proviamo a esportare cose buone. E quindi questo è un dato, diciamo, di cui credo sia utile tenere presente, un cambiamento nell'attenzione e nella sensibilità delle persone. Il secondo dato è, porto due esempi che diciamo, ampliano il ragionamento ma confermano quello che dicevo prima. Noi abbiamo avviato dal 2007 un'iniziativa con la Timberland che si sviluppa soprattutto nella settimana precedente la festa dell'albero che avviene in Lombardia. Dal 2007 oggi con la Timberland e soprattutto con il coinvolgimento dei lavoratori della Timberland che vengono, diciamo, come dire, sollecitati dall'azienda stessa, abbiamo ricostruito con più di 25.000 tra alberi e arbusti, ben 120.000 metri quadri di nuovi boschi in Lombardia, quindi un'azione capillare. Da quest'anno lanciamo sempre con la Timberland un'altra azione, e in collaborazione con il Comune di Milano, una sorta di crowd map, ovvero sia una ricostruzione da parte dei cittadini che girano per i quartieri dei buchi, chiamiamoli così, cioè di quelle zone verdi che sono degradate, dove ci sono alberi malati, dove ci sono aiuole trasformate in pattumiere o dove comunque c'è un elemento di degrado del verde pubblico, con l'impegno poi nell'anno successivo da parte di Legambiente Locale della Timberland di recuperare, di intervenire, di sviluppare attività di manutenzione del verde. Quindi non c'è solo la parte di denuncia, ma c'è anche la parte di ricostruzione, senza automaticamente, diciamo, scaricare o semplicemente scaricare sull'ente locale l'intervento. In questa logica, partendo da un evento doloroso che è stata la morte di un ragazzo del servizio civile, peraltro figlio del presidente di un circolo di Brescia, abbiamo lanciato sempre in Lombardia un'iniziativa che si chiama Il Bosco di Lorenzo, e anche questo è significativo perché al di là, diciamo, della partecipazione emotiva, però in poco tempo sono state raccolte 13.000 euro da parte anche del circuito interno dell'associazione, e in questa settimana 10.000 euro sono stati messi a disposizione per piantare specie autoctone, a proposito di quello che diceva Gilberto prima, specie autoctone di alberi in giro per la Lombardia, e quindi in questa settimana verranno piantate almeno 1.000 alberi. E poi abbiamo lanciato su questo il progetto per cui in occasione di matrimoni, morti o nascite si sta costruendo, diciamo, il sito per cui chi, spesso succede, no? Cioè non portate fiori ma opere di bene. Ecco, invece di opere di bene facciamo opere verdi, nel senso di finanziare la piantumazione di alberi che poi avranno dentro, diciamo, il grande sistema bosco regionale, Bosco di Lorenzo, avranno i nomi delle persone che o si sono sposate o sono nate, e quindi e ci sarà assoluta trasparenza, nel senso che i soldi che vengono raccolti, invece che fare la lista di nozze per andare in Nicaragua, con un piccolo, diciamo,
in un certo salto antropologico culturale non di pochissimo conto, una parte a meno, diciamo, ci auguriamo, dei regali di nozze verrà indirizzata a piantumare alberi, e più facile forse sarà per le nascite, diciamo, sì, dal punto di vista culturale. Potreste inserirlo come lista nozze o quella è la nostra intenzione. Terza questione, che riguarda invece la parte anche più problematica secondo noi della questione alberi. Allora, il verde urbano, come è stato già detto, rappresenta dei veri e propri corridoi ecologici. In quanto corridoi ecologici, c'è l'assoluta necessità che vengano migliorata la gestione dal punto di vista di intervento di pesticidi, di diserbanti e quant'altro, perché nei corridoi ecologici la concentrazione di insetti, di api o quant'altro è molto più forte che non nella, come dire, in campo aperto. Noi stiamo registrando insieme al CONAPI, quindi all'Associazione degli Apicoltori, che la moria di api nelle zone periurbane è maggiore che non in altre zone del paese, e quindi c'è bisogno, per esempio, che sul glifosato, di cui si è parlato e di cui per l'ennesima volta l'EFSA si è dimostrata stare dalla parte sbagliata della scienza, non dalla parte sbagliata della politica, lo uso come eufemismo, ma vista la sede in cui stiamo immagino che tutti quanti sanno di che cosa sto parlando. Bene, la messa al bando del glifosato, appunto, al di là delle determinazioni dell'EFSA, nel trattamento del verde urbano credo che sia particolarmente importante in questa fase, anche per le partite che riguardano lungo le ferrovie, lungo le strade, dove l'uso di diserbanti non selettivi sembra essere la strada migliore, ma in realtà ancora una volta non si calcolano i danni sistemici che l'uso di questi interventi può provocare. Il PAN, il Piano di Azione Nazionale sui Pesticidi, apre alcune prospettive, ma sicuramente non dà indicazioni vincolanti sull'utilizzo di principi attivi analoghi a quelli, per esempio, che si usano per l'agricoltura biologica. Allora, questo dell'intervento sulla manutenzione del verde attraverso criteri di sostenibilità credo che sia un altro dei fronti di cui investa direttamente il Buonatelli, diciamo, credo un altro dei fronti su cui serve l'intervento e su cui la responsabilità dei comuni è particolarmente importante. Chiudo con un'ultima osservazione. Sempre Jacopo diceva prima delle alberature lungo le autostrade. Sono vietate. Il codice della strada vieta le alberature a non più di 7-10 metri accanto alle autostrade o accanto alle strade. Altra battaglia storica, perché ancora una volta si pensa che la sicurezza sia l'unica sicurezza che si vede, è quella che riguarda le quattro ruote, e non si capisce quali sono gli altri vantaggi che comunque l'alberatura può portare anche in termini, anche per l'autista, ma non solo, anche per il contesto intorno, per l'inquinamento acustico e via di seguito. E quindi lì bisognerebbe, per fare quell'operazione che si citava, bisognerebbe modificare il codice della strada, cosa non impossibile perché il codice della strada è ancora in discussione, diciamo, adesso non so, ho perso la traccia, non so se sta al Senato o alla Camera, però non è ancora chiuso. Ecco, questi sono un po' di flash, e direi che posso fermarmi qui per segnalare, ribadisco, da un lato il risveglio delle persone normali nei confronti dell'attenzione al ruolo del verde pubblico dell'albero, e dall'altra parte però la necessità di fare un passo avanti nella gestione di questo verde pubblico. Grazie. Bene, ha chiamato in causa le autostrade, e io passerei subito la parola a Massimo Schinto di AISCA. Questo, sì. Buongiorno a tutti. E in effetti devo dire che non mi aspettavo una
così lucida e puntuale alzata di palla, un assist di questo livello, perché in realtà la mia brevissima così, presentazione di oggi avrebbe dovuto riguardare sostanzialmente un punto di vista diverso, un punto di vista di un imprenditore o di imprenditori che si trovano a fare i conti con opere che vuoi o non vuoi in qualche modo divorano territorio e quindi divorano anche alberi, no? Bene, allora forse introduco un paio di concetti che sono un po' più lontani dalla cultura che prevale, credo, in questo tipo di consessi. In primo luogo, quello che diceva il Presidente prima, il codice vieta questa cosa. Io vi posso dire anche che ho dei colleghi, cari amici, che sono andati sotto processo perché non hanno tagliato degli alberi, perché erano magari a 5 o 6 metri dalla carreggiata, hanno ritenuto la cosa non rilevante. Quello che vi posso dire in più sono due cose. La prima è che esiste in Italia un mal gestito, mal immaginato, mal pensato concetto di sicurezza. Dico, perché lo chiamo, gli do questi attributi? Per il semplice motivo che la sicurezza viene immaginata come una sicurezza a tutti i costi, indipendentemente dai comportamenti. Tutti sanno, lo dice l'OCSE, non c'è bisogno di scomodare nessun altro soggetto, lo dice in tutto il mondo, lo sanno benissimo, il 95% degli incidenti è frutto di comportamenti errati, che poi siano dovuti a stanchezza, a droghe, ad alcol, piuttosto che a imprudenza o imperizia, questo è un altro discorso. Evidentemente quindi, contrariamente a tutti i paesi anglosassoni dove si entra in autostrada e c'è scritto ricordati che stai guidando a tuo rischio e pericolo, da noi il rischio e pericolo è solo del gestore generalmente sotto questo profilo, quindi tendenzialmente ogni volta che c'è purtroppo l'incidente col morto, sempre di meno grazie a Dio, meno 65% di caduti nell'arco degli ultimi 15 anni, abbiamo l'effetto boomerang dell'incriminazione per omicidio colposo, del procedimento per omicidio colposo. E quindi viene considerato per motivi di lobby, lo dico io che lavoro per una lobby da 25 anni, ma per motivi di lobby viene sostanzialmente considerato più efficiente porre una barriera a 50 centimetri o a 70 o a 3 metri dalla corsia di marcia, e questo è più efficiente in termini di sicurezza piuttosto che lasciare un albero, due alberi o tre alberi a 7, 8, 10 metri. Questo, allora, qui il problema è molto semplice, quando una vettura sbatte a più di 60, 70 all'ora che ci scappi il morto è quasi normale. Se succede a 130 è praticamente la regola, abbiamo casi in cui succede anche a qualche velocità leggermente diversa, leggermente superiore, che si vada a finire contro un ostacolo inamovibile con un nastro o con un albero cambia letteralmente zero, questo è statistico, non è che non c'è bisogno di scomodare ingegneri, per quanto ci studiamo lo stesso, e questo è un fatto. L'altro fatto che generalmente non viene considerato o comunque non è a conoscenza di chi opera in altri settori è il fatto che ormai da moltissimi anni, sono i primi studi risalgono, almeno i primi che ho visto io risalgono a quando studiavo all'università, quindi stiamo parlando 30 anni fa, o più di 30 anni fa, addirittura esistono studi piuttosto concreti, piuttosto robusti, su quali sono le essenze che possono dare il miglior effetto in termini di assorbimento di rumore, ovviamente assorbimento di CO2, qui è ancora più facile perché è un campo sicuramente più esplorato. Quindi questo che cosa ci porta a dire? Che tendenzialmente gli interventi in fregio all'autostrada sono interventi che hanno due grosse filiere. Una è quella ripristino / difesa dell'esistente e l'altra è introduzione di un'efficienza diversa, magari superiore in qualche caso, sotto il profilo del contenimento di fenomeni inquinanti, dove nell'inquinante sto mettendo anche il rumore, evidentemente. Bene, è stato fatto il caso della 14, un caso abbastanza di specie, perché lì c'erano entrambe le tipologie di operazione, quindi c'era quella di mantenimento difesa e c'era quella di mantenimento ripristino, e c'era anche quella di difesa, perché ci sono dei casi, per esempio lungo la 14, di dune
per il contenimento del rumore con il sormonte, con il sormontate da piantumazioni, quindi da essenze arboree che servono ad aumentare l'effetto di assorbimento del rumore. Quindi e quello è un caso che poi è stato, diciamo, ha seguito tutta una sua trafila, perché il lavoro è iniziato abbastanza di recente, quindi è stato possibile inserirlo nelle attività connesse al protocollo di Kyoto. Tendenzialmente tutte le volte che si interviene in autostrada, o perché si abbattono degli alberi o perché si passa in una zona fortemente piantumata, esistono degli interventi cosiddetti di compensazione e ripristino. Mi viene in mente per esempio la variante di Valico, che tutti conosciamo, come o comunque è notissimo la storia, il caso, eccetera eccetera. Lì ci sono circa 5 milioni di euro di interventi per ricostituire delle aree boschive laddove vengono eliminate a causa del passaggio della strada. La stessa cosa per esempio è successa con la Brebemi, dove sono stati fatti proprio stipulati dei protocolli con lo Stato e con la Regione, proprio per procedere alla sostituzione di essenze che sono state abbattute, quindi eliminate, in qualche caso di rinforzo su situazioni esistenti. Altra cosa che invece può capitare è quella di dover intervenire su aree particolarmente pregiate, cioè dove ci sono in essere delle boschività che sono pregiate di per sé, età degli alberi, rarità o altro. Beh, in questi casi io vi porto un paio di esempi e con questo chiudo. In un paio di casi sono state inventate delle soluzioni alternative. Una banale, semplice, nel costruire l'ultima tratta, la tratta più recente della Siracusa-Catania, si passava attraverso degli oliveti secolari, alberi che avevano più di 200-300 anni. Si è ritenuto che il pregio di quelle essenze fosse tale da obbligare la società, non lì è un consorzio regionale, non a risostituirle, ma quelle sono state fisicamente spostate in un terreno più ugualmente adatto, leggermente più a monte, quindi a distanza sufficiente ad impedire che ci fosse qui la mente. E questo è un caso. L'altro caso che mi viene in mente e che era piuttosto valeva la pena forse di raccontare, il caso della SAT Tirrenica, nella zona di Livorno, nella zona di Cecina. Si passava attraverso una zona particolarmente pregiata, c'erano circa 1300 alberi che sarebbero stati vittime del passaggio. Questi 1300 alberi, la società ha lanciato un progetto per l'adozione di questi alberi da parte dei cittadini, quindi sono stati spostati a spese della società in localizzazioni dove potessero non solo vivere ma essere assistiti e curati per il resto della loro vita utile. E con questo vi chiedo scusa, anche se sono stato veloce a sufficienza. Grazie. Grazie. Io passerei la parola subito, chiedendo per cortesia di stare in 5 minuti, perché a Filippo Corsaro del Credit Agricole. Grazie. Allora, velocissimo. Intanto voglio ringraziare il dottor Attelli per l'invito, perché trovare una banca in un tavolo dove si parla di stati generali del verde può sembrare strano. Beh, per il gruppo Crecol non è strano, anzi è un valore che abbiamo all'interno del gruppo, ed è un valore che cerchiamo di esplicitare. Prima sentivo parlare di casi concreti e quant'altro. Beh, i casi concreti nel gruppo Crecol ci sono, poi stiamo lavorando insieme al dottor Attelli anche su altri temi e vi darò un po' di esempi. Ci tengo a dire che il gruppo Crecol partecipa a un fondo che si chiama LIVOL-UTS, e praticamente è un fondo che dal 2011 finanzia tutta una serie di riforestazioni o progetti piccoli energetici in stati in via di sviluppo, vedasi l'Africa, vedasi il Sud America e via andare. Inoltre, da poco abbiamo avviato una serie di
investimenti, spingiamo gli investimenti su società che non investono o emettono carbonio. Quindi siamo molto attenti a questa natura e soprattutto al cercare di avere una qualità della vita migliore. Vi racconto altri aspetti velocissimamente. Stiamo da poco avviando il progetto di ristrutturazione del nostro centro servizi, che si chiama Cavagnari, per cercare di portare. Noi a Parma abbiamo, come Cari Parma, abbiamo 11 sedi e vi posso assicurare che non è facilissimo lavorare insieme. Beh, stiamo cercando di portarli tutti all'interno di questa struttura, una struttura che è in via di ristrutturazione, scusate il gioco di parole, ma come viene fatta questa nuova struttura? Viene fatta con la massima attenzione al verde, con la massima attenzione al risparmio energetico, con la massima attenzione ai materiali che vengono utilizzati, per far sì che diventi un fiore all'occhiello anche per Parma, in questo caso per l'attenzione al verde. Un'altra cosa che stiamo facendo, e ne siamo molto fieri, abbiamo creato un prodotto, ma è il primo di una lunga serie, con Atelli poi ci vedremo in seguito, verde. Vogliamo creare una linea verde. Abbiamo creato nel 2015 un mutuo, che di fatto è un normale mutuo per abitazioni, ma cosa ha collegato? Bene, ogni mutuo la banca pianta un albero. Dove lo pianta? Lo pianta nelle zone dove c'è bisogno di rimboschimento, di riforestazione, eccetera. Il primo centro dove andremo a fare questo lavoro, e ve lo dico, i prossimi giorni pianteremo il primo albero, ma non perché abbiamo venduto un mutuo, perché per far partire la macchina operativa ci vuole tempo, di fatto nelle foci del Po. È stata lavorata la base, adesso iniziamo lì. Però in futuro gli ulteriori progetti ci porteranno a lavorare anche all'interno delle città, dove in primis dove siamo presenti e poi via via, per cercare di dare il nostro contributo come Cari Parma in Italia, ma come gruppo Crea di Colla in Europa. Io penso di essere stato nei tempi, visto perfetto, che... Perfetto, devo dire, benissimo, grazie mille. Bene, l'ultimo giro mi sembra interessante questo mutuo. Un albero mutuo darà anche un'evidenza se si riparte effettivamente il settore. No, il settore è ripartito, vi posso assicurare che ci stiamo anche divertendo. Passo la parola al dottor De Martino di Telco, al quale anche a lui chiedo di essere il più conciso possibile. Cercherò di essere molto breve, anzi sarò molto breve. Una premessa importante che forse non tutti sanno: Telecom ha immobili in Italia per circa 7 milioni di metri quadri, quindi un numero impressionante che si distribuisce in circa 11 mila immobili presenti in oltre 6 mila comuni. Circa un anno fa, al mio arrivo in Telecom Italia, è partito un piano di razionalizzazione di questi immobili, di riqualificazione. La gran parte di questi immobili, che rappresentano la seconda voce di spesa in Telecom Italia, ospita gli apparati di telecomunicazione e sono immobili, diciamo, dimensionalmente più piccoli. Quelli più grandi ospitano invece circa 53.000 dipendenti di Telecom Italia. E questa dislocazione sul territorio si è sviluppata negli anni in modo abbastanza, direi, confuso, per mille ottime ragioni. Il risultato è che abbiamo un patrimonio immobiliare che costa molto e che è fondamentalmente inefficiente. Ricordo che Telecom Italia, dopo Ferrovie dello Stato, è il secondo energivoro in Italia. Quindi si può fare qualcosa, si deve fare qualcosa. Quindi è partito un piano, un processo di razionalizzazione che prevede il rilascio di un numero importante di immobili per la parte, diciamo, di rete, legati anche allo sviluppo della rete di nuova generazione e gli enormi investimenti che Telecom sta facendo nel cosiddetto LTE, cioè appunto nella rete di nuova generazione. Per la parte invece dedicata agli uffici, un compattamento delle persone, il rilascio di molti uffici. Noi pensiamo di rilasciare nell'arco dei prossimi 24 mesi circa 700.000 metri quadri,
e la ristrutturazione integrale di quasi 500.000 metri quadri distribuiti in 10 città, dove Roma e Milano faranno la parte principale. Qual è la novità? La novità è che noi investiremo circa 300 milioni, che è il numero che farà di Telecom il principale attore per i prossimi due anni nel mondo immobiliare, e l'obiettivo è ristrutturare questi immobili adottando dei criteri e un approccio totalmente diverso, totalmente disruptive con quello che è stato fatto in passato. Per quale ragione? Beh, prima di tutto perché 300 milioni da investire non capitano tutti i giorni e noi li abbiamo a disposizione perché abbiamo fatto un piano di razionalizzazione che ha previsto la rinegoziazione del patrimonio immobiliare con le proprietà, la maggior parte sono fondi, il rilascio di numerosi immobili. Questo genera saving per circa 200 milioni l'anno. Da questo abbiamo deciso di portare efficienza e riportare un'azienda che è sulla frontiera della tecnologia e deve essere sulla frontiera della tecnologia, che non ha investito negli ultimi 20 anni nel settore immobiliare, abbiamo deciso di fare un salto nel futuro e riportarla semplicemente al 2016, possibilmente anche al 2020, investendo i primi 300 milioni di saving nella riqualificazione. Come stiamo affrontando questa riqualificazione? Con, dicevo, un approccio totalmente diverso. Progettazione biofila, quindi parte proprio dalla progettazione. Progettazione biofila, sostenibilità ambientale, efficienza energetica. Questi sono i tre pilastri su cui noi stiamo pianificando di investire nel corso, ripeto, dei prossimi 24 mesi, più di 300 milioni, se consideriamo anche la realizzazione del nuovo headquarter di Telecom Italia all'Euro, qui a Roma, l'ex torri delle finanze. Quindi questo farà salire gli investimenti a circa 400 milioni. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo impostato la cosa rendendo obbligatoria un'analisi ai progettisti, un'analisi del cosiddetto LCA-LCC, cioè il ciclo di vita e di costo degli immobili, Life Cycle Assessment e Life Cycle Costing, che è una, diciamo, tecnica che viene utilizzata in molti paesi, diciamo, sviluppati, in Italia ancora poco. Noi l'abbiamo resa obbligatoria. Abbiamo inserito in alcuni casi l'obbligatorietà, in altri, diciamo, una preferenza per la certificazione LEED degli edifici, perché vogliamo che determinati temi siano affrontati in modo scientifico e non improvvisati. Abbiamo inserito l'obbligatorietà della progettazione in BIM, che è questo nuovo modo di progettare che favorisce e agevola e riduce, direi, i costi di manutenzione nel corso del tempo. Ed abbiamo soprattutto chiesto ai progettisti, partiranno a breve i primi cantieri, perché alcune progettazioni sono già completate, abbiamo chiesto una progettazione biofila. Che cosa vuol dire biofila? Vuol dire che ponga l'uomo al centro dell'edificio e quindi che ci sia attenzione alla luce naturale, alla qualità dell'aria, alla situazione acustica. Questo anche perché vogliamo adottare, diciamo, una modalità di organizzazione degli spazi, del layout degli uffici moderna, che non prevede più quindi stanze chiuse ma luoghi aperti, flessibili, che possono essere utilizzati nel corso della giornata in vari modi. In tutto questo, ovviamente, e concludo, la parte del verde è molto importante. Cioè, la presenza del verde non è solo importante perché fa bene all'occhio, perché fa bene alla salute, come molti studi hanno confermato, ma perché, come si diceva prima, il verde produce, ha un effetto anche bioclimatico. Noi in molte sedi creeremo delle serre bioclimatiche e questo consente, unitamente alla progettazione di facciate efficienti, consente una riduzione del dimensionamento degli impianti, che a sua volta vuol dire risparmio. Quindi ci sembra, diciamo, un percorso virtuoso che stiamo cercando di realizzare, avendo la fortuna di gestire, diciamo, un investimento così importante nell'arco dei prossimi 24 mesi, di cui devo dire Telecom sente su cui Telecom è fortemente responsabilizzata, sente una forte responsabilità, perché
sono investimenti, ripeto, che difficilmente potranno essere ripetuti nel corso dei prossimi anni e di cui beneficeranno le persone che lavoreranno in Telecom e non solo nei prossimi forse 20 o 30 anni. Grazie. Grazie. Molto interessante. Allora io chiedo un cambio di tavolo, di relatori, l'ultimo panel. Ne approfitto per fare una breve digressione intanto che i nostri ospiti si accomodano. E quest'ultimo intervento mi ha sollecitato un ricordo del, penso che molti di voi l'avranno visto, di in Expo, il padiglione dell'Austria, che era sicuramente molto interessante da questo punto di vista, totalmente autosufficiente energeticamente, con questo bosco che anche in pieno luglio nessuno ci credeva che sarebbe sopravvissuto ai 40 gradi che ci sono stati a Milano a luglio, e in effetti così non è stato. Benissimo, allora io riprenderei subito anche ai nostri ospiti, chiederei di veramente di stringere al massimo, di centrare le cose essenziali. Comincerei con il mio omonimo Stefano Ponti di Terna. Grazie. Intanto al Ministero dell'Ambiente per l'invito a partecipare a questo incontro e a Massimiliano Telli per averlo animato. Terna è una società che realizza infrastrutture e quindi, come tutte le società che realizzano infrastrutture, il tema albero è un tema che è connaturato all'attività che l'azienda svolge di impatto sul territorio. Ecco, io vorrei esemplificativamente rappresentare come ci comportiamo e quali attività mettiamo in campo nel realizzare infrastrutture, come cerchiamo di minimizzare l'impatto sul territorio e di rispettare quelle che sono le alberature presenti. Ci sono tre fasi. Una prima fase che è quella della progettazione. Quando si realizza un'infrastruttura ci sono molti modi di affrontare il tema progettazione. La progettazione deve essere sempre più concertata e quindi cercare di organizzarla d'intesa con il territorio, di andare a identificare, cercando le soluzioni meno importanti con le istituzioni e con le rappresentanze locali, e naturalmente da questo punto di vista cercando di salvaguardare il contesto, l'ambiente ove si va ad operare. Il secondo punto, con le razionalizzazioni. Quando si realizza una nuova infrastruttura, normalmente è possibile dismettere vecchie infrastrutture costruite anni e anni addietro. Tenete presente che in Italia abbiamo migliaia e migliaia di chilometri di linee elettriche, una quota significativa, nessuno può immaginare quanto, parliamo di infrastrutture realizzate nei primi 50 anni del secolo scorso, abbiamo tantissime infrastrutture realizzate nel periodo fra le due guerre, quindi abbiamo una presenza sul territorio che può essere benissimo dismessa, perché usare tecnologie obsolete, è obsoleto il termine stesso, non sono neanche tecnologie, ma quello è il sistema costruito nel tempo, e quindi la realizzazione di nuove infrastrutture consente di abbatterne di vecchie e quindi di liberare aree per interventi di riforestazione e ripiantumazione. Terzo punto, che è forse quello più interessante, ogni infrastruttura determina una compensazione ambientale, residua, perché per quanto possano essere fatti bene i due passaggi che vi ho descritto, c'è comunque un impatto sul territorio. Allora, quando si va a definire con gli enti locali le compensazioni ambientali, ci sono molti temi che impattano il settore alberi. Noi abbiamo molti progetti in corso per alberature, per interventi su aree verdi, per migliorie boschive e arboree, per ripristini ambientali e per riqualificazioni ambientali. Attualmente abbiamo in corso progetti per 15 milioni che coinvolgono una somma di soggetti a livello locale e ci consentono di
cercare di conciliare nella complessità del contesto territoriale il servizio pubblico che un'infrastruttura deve garantire e la riduzione dell'impatto sul territorio e alcuni interventi positivi, fra cui anche il miglioramento del contesto degli alberi. Grazie. Grazie, concisissimo nei tempi perfettamente. Dottoressa Secchi, Bridgestone è una delle aziende, diciamo, dell'automotive per cui particolarmente tirate in causa nel discorso alberi e emissioni. Sì, la Bridgestone è una produttrice di pneumatici, per chi non lo sapesse, e una cosa che non molti sanno è che già il 40% del pneumatico è riciclabile, viene da alberi, l'albero della gomma praticamente. Noi abbiamo preso l'impegno di aumentare questa percentuale, di rendere tutto il pneumatico più sostenibile, anche se devo dire che con EcoPneu stiamo già lavorando perché il pneumatico a fine vita non sia buttato ma riutilizzato per quanto è possibile e non solo come fonte energetica ma anche come materiale vero e proprio. E va detto che da questo punto di vista, soprattutto per il verde, la comunità europea è molto sensibile all'uso e allo sviluppo di nuovi materiali dal verde, semplicemente perché l'Europa soffre di mancanza di materie prime e quindi l'utilizzo di biotecnologie, lo sviluppo di bioraffinerie per consentire una produzione interna all'Europa di materie prime ha una grossa importanza. In Europa ci sono 30 milioni di ettari di terreno abbandonato, in Italia ne abbiamo un'altissima percentuale, 3 milioni e mezzo, quindi è una cifra assolutamente non trascurabile. Riuscire a utilizzare il verde che abbiamo e fare con esso qualche cosa che consente di ridurre la nostra dipendenza dal petrolio e di valorizzare al massimo quello che abbiamo è sicuramente una cosa di grande importanza. C'è l'Horizon 2020 in Europa che sta proprio finanziando questo tipo di operazioni e noi siamo pienamente dentro per cercare di massimizzarlo. Va detto che anche dal verde urbano possiamo in qualche modo trovarne un vantaggio. Prima il dottor Giliberto diceva che Roma è arrivata seconda nel riciclo dei materiali verdi. Devo dire che Roma ha un punto in più rispetto a Milano, perché mentre i residui organici piccoli vanno nel famoso sacchetto, quello che riguarda le alberature, i tagli eccetera deve essere portato direttamente in discarica, il che consentirebbe un recupero più efficace di sostanze dal verde. Pensate che molte, non solo i farmaceutici possono derivare un grande vantaggio dal verde, il platano ad esempio che domina Roma potrebbe consentire di ottenere svariate sostanze utili per l'industria farmaceutica e l'industria chimica. La lignina, che è alla base del verde, è un materiale ad altissimo studio al momento, perché riuscire a decomporre la lignina in prodotti semplici che non necessariamente vadano ad essere utilizzati a biogas e a metano, perché non è quello l'utilizzo più diciamo elevato che se ne possa fare, ma ridurla a sostanze che consentirebbero di eliminare altri derivati dal petrolio che hanno anche profili tossici molto peggiori, è sicuramente una strada che dobbiamo tutti affrontare e che la Bridgestone almeno ci sta provando. Perfetto, grazie mille. Adesso passerei la parola alla dottoressa Finardi, Tridom. Voi avete un claim: pianto un albero con un click. Mi incuriosisce molto, se possiamo. È andata a vedere il nostro sito. Sì, io non sono un tecnico, non so cosa schiacciare. È grosso. Ok, non sono un tecnico, mi occupo di marketing online e offline. E posso confermare che piantare alberi va di moda e che il consumatore cerca sempre di più un lifestyle, quindi uno stile di vita sostenibile, e quindi fa delle scelte sia come prodotti e aziende che abbiano una corporate social responsibility e che parlino delle proprie emissioni, quindi LCA, carbon footprint. Noi forniamo anche questo alle aziende. Vi posso confermare che piantare alberi va di moda, perché noi ne abbiamo piantati 220.000 negli ultimi 5 anni attraverso una piattaforma dove le persone vanno, si divertono, piantano un albero, lo vedono crescere, vedono la fotografia
e abbiamo aziende. Potrebbero, si potrebbe fare, perché è andato via con gli atti d'ezio, ma un match tra il loro lista nozze e questo. Sì, sì, noi chiaramente siamo in contatto con Legambiente, ci piacerebbe collaborare con loro per dare a loro la nostra tecnologia e fare in modo che le persone piantino sempre più alberi. I nostri alberi sono piantati sempre in progetti che abbiano anche un valore sociale, quindi in Italia per ora piantiamo solo con Liberaterra, che forse conoscerete, un'associazione che riutilizza i terreni confiscati alle mafie. Piantiamo alberi in tutto il mondo, sempre con ONG, in Kenya, in Sud America, in tutto il mondo. Sempre più aziende ci chiedono, ma in realtà da quando sono nate, le aziende ci chiedono: voglio piantare un albero qui, nella mia città, sotto casa mia, è qui che vorrei piantare degli alberi, e questi alberi poi regalarli, come fanno con noi Unilever, H&M, Gucci, tantissime aziende lavorano con noi e poi regalano alberi ai clienti, regalano alberi ai dipendenti che si divertono a seguirli crescere, e le aziende così fanno marketing. Noi volevamo piantare alberi in Italia, ma non è così semplice trovare il progetto. E poi abbiamo pensato che molte aziende non ci chiedevano solo di piantare alberi, ma ci chiedevano anche proprio di riqualificare il territorio. Da lì ci è venuto in mente di aprire una nuova azienda all'interno di Tridom, una startup che si chiama Plan B, che è la prima piattaforma in Italia che si occupa di crowdfunding civico. Quindi il nostro sogno è che i comuni e le istituzioni in Italia ci diano i progetti, noi li mettiamo sulla nostra piattaforma e così troviamo le aziende, i privati che li adottano. L'abbiamo già fatto a Firenze, la nostra città, in alcuni parchi. Adesso passerò, se posso passare al relatore, ad Armando, che si occupa non di Tridom ma di Plan B e che sta cercando da 2 anni di portare avanti questo progetto in Italia, e vi racconterà anche 2 casi specifici con aziende che siamo riusciti a portare a termine. Io vi ringrazio molto, ringrazio il dottor Atelli dell'invito. E sì, come appunto già detto a Susanna, cercherò di portare quello che è il punto di vista di una startup, di una giovane startup che si occupa appunto di ambiente, di sostenibilità e quindi insomma ovviamente anche di verde nelle città italiane. Come già detto, essenzialmente Plan B è una piattaforma di crowdfunding civico, quindi una piattaforma su cui sono disponibili progetti come parchi, riqualificazione e realizzazione di parchi, realizzazione di altri urbani, quindi essenzialmente interventi sul green e sull'ambiente. Interventi che fino a pochi anni fa potevano essere finanziati interamente dalle pubbliche amministrazioni. Quello che succede, sta succedendo negli ultimi tempi, è che sempre più, come diretta conseguenza della crisi economica, si assiste a un restringimento delle finanze pubbliche e quindi essenzialmente a una contrazione di tutti gli interventi che lo Stato può realizzare. Di conseguenza a questa, diciamo, contingenza al momento si può rispondere in diversi modi, con l'attivismo civico ma sicuramente anche con strumenti innovativi come può essere il crowdfunding. Crowdfunding, essenzialmente, per chi non lo conoscesse, la parola stessa già spiega molto. Crowd, quindi folla, e founding, finanziamento. Si tratta appunto del finanziamento, dei piccoli finanziamenti di tante persone diverse che appunto contribuiscono a formare un unico finanziamento di natura più grande. Essenzialmente noi troviamo che sia un concetto che si possa sposare molto bene al discorso del verde urbano, questo perché il verde urbano è sicuramente un qualcosa che spinge le persone e le aziende a partecipare, è un tema molto importante, è un tema che riguarda non soltanto l'estetica delle città, quindi il miglioramento dell'aspetto delle città, ma che si lega fortemente alla qualità della vita di chi poi vive nelle città. Quindi di rimando appunto è anche una componente fondamentale nel miglioramento della salute delle persone, quindi essenzialmente della popolazione. Quello appunto che è l'obiettivo di Plan B è di finanziare progetti grazie al contributo di privati cittadini, quindi di persone che danno appunto il loro piccolo contributo, ma anche di aziende. Aziende in questo modo possono sponsorizzare degli interventi, possono in qualche modo contribuire a realizzare azioni di responsabilità sociale direttamente sul territorio. Del resto il crowdfunding è uno strumento molto utile, si può prestare appunto a diverse interpretazioni anche in campo corporate, nel senso che può essere appunto modellato in base alle esigenze delle aziende, possono esserci alcune aziende interessate magari a coinvolgere i loro stakeholder, i loro utenti nel finanziamento delle opere. Per fare appunto degli esempi molto banali, possono essere previsti meccanismi per cui un'azienda associa un finanziamento a un acquisto di un determinato bene da parte dei suoi clienti. Quindi appunto è un sistema anche per le aziende di sviluppare un engagement
dei propri consumatori. Essenzialmente appunto i primi progetti che appunto citava Susanna sono stati realizzati con il contributo di aziende e di persone, a Firenze nello specifico per la riqualificazione del Giardino dei Semplici, uno degli orti urbani botanici più antichi del mondo, che è stato distrutto da una tromba d'aria. E parte appunto dei finanziamenti necessari alla sua riqualificazione, quindi alla sua riapertura, sono stati reperiti tramite il finanziamento appunto di persone e di una grande azienda di Firenze, Ferragamo, appunto, che si è impegnata direttamente nel finanziamento della ricostruzione. Allo stesso tempo un altro intervento appunto posso citare è stato realizzato a Milano, questa volta grazie all'impegno di Swatch, quindi di un'azienda che intendeva investire nel green, nella riqualificazione, nello svolgere un intervento green in Italia, e diciamo noi abbiamo fatto da matching tra il comune che cercava un finanziatore per la riqualificazione di Piazza Obertan, nello specifico per realizzare un frutteto in Piazza Obertan, e un'azienda appunto che intendeva, diciamo, investire in questo tipo di iniziative come mezzo di social responsibility, come mezzo di responsabilità sociale. Insomma, noi crediamo che sia uno strumento sicuramente porta beneficio a tutti i soggetti coinvolti. Sicuramente è uno strumento molto innovativo, per questo diciamo necessita ancora di rodaggio, soprattutto nei rapporti con le amministrazioni. Diciamo questa forse è la fase più complessa e che comporta i lungaggini maggiori. Insomma, la nostra speranza sicuramente è che possa essere uno strumento che possa venire adottato sempre più spesso e sempre da un numero maggiore di soggetti. Grazie. Grazie, molto interessante. Passerei, siamo quasi in chiusura, la parola a Ilario Tesio. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Ovviamente mi accomuno e mi associo ai ringraziamenti che sono già stati fatti al dottor Atelli per l'organizzazione e per l'invito. Tanto chi rappresento e chi siamo, perché suonerà anche strano che in questo panel ci sia una cassa di previdenza. Cioè, io sono un amministratore della nostra cassa di previdenza dei geometri liberi professionisti, da ieri che si parla di albero di radici, quindi di radicamento sul territorio, e la nostra è una categoria di oltre 110.000 iscritti, e quindi le radici sul territorio in qualche modo ce l'hanno e ci sta particolarmente a cuore. Siamo qui perché? Siamo qui perché sempre in occasione di Expo, quindi è stato foriero di tante buone iniziative, noi in quella manifestazione Expo in città abbiamo lanciato il 23 di ottobre un progetto che abbiamo commissionato all'Università di Perugia, quindi sul modello di sviluppo delle aree infrastrutturali. Non mi dilungo nell'andare a citare i dati che sono stati sciorinati in questi giorni e che altri e voi operatori del settore conoscete meglio di me. È un dato significativo, dagli anni 50, dove avevamo un consumo del suolo che era di circa il 2% rotti, siamo arrivati, un dato stimato al 2014, al 7%, quindi è un numero, una percentuale decisamente importante. Di questi, il 40% ha a che vedere con le infrastrutture. Allora, proprio questo nostro radicamento sul territorio ci ha portato un po' così a ragionare su queste aree che sono, si parlava prima di autostrade, quindi di filari, di piantagioni al lato delle autostrade. Noi in modo particolare si è commissionato questo lavoro all'Università di Perugia, il cui soggetto responsabile del progetto è il professor Angelo Frascarelli, quindi anche un docente preparato sulla materia. Proviamo a concentrarci sull'area e sugli svincoli, quindi questi svincoli autostradali, dove si diceva prima rispetto alla sicurezza della viabilità, che peraltro è stato uno degli argomenti predominanti e importanti in questi anni, quindi qualcuno ha detto prima ci si è concentrati di più sulla costruzione e io dico che non forse sulla manutenzione, poi dico ancora un'altra cosa su questo aspetto. Lo stavo dicendo, vogliamo verificare, il progetto definitivo verrà poi presentato e quindi avremo modo di probabilmente rincontrarci con alcuni di voi nel 2016, quindi pensiamo in qualche modo a febbraio, dove abbiamo chiesto all'università che ci portasse delle idee ma con dei progetti cantierabili, quindi pronti a consegnarli per l'attuazione. Ovviamente gli obiettivi quali sono? I progetti di fattibilità, la valutazione è quella che è stata fatta e detta in questi giorni, cioè quella sugli effetti economici e sociali.
quindi gli effetti poi ambientali, quindi quelli dell'assorbimento della CO2, delle barriere di insonorizzazione e via di questo genere. Credo una cosa importante che non è stata citata e crediamo di poter suggerire e di inserire è anche l'individuazione di strumenti di politica agraria di sviluppo del territorio. Perché? In effetti stiamo parlando ed è da ieri che si dice piantiamo l'albero. Piantiamo l'albero sì, però credo che sia fondamentale e determinante programmare una manutenzione. Abbiamo sentito prima il rappresentante di Telecom dove diceva dobbiamo capire quali sono i costi del ciclo di vita di quel fabbricato, ma anche di quello, noi diciamo anche di quello delle piante. Perché dico dobbiamo anche investire e programmare sulla manutenzione? Perché uno dei tanti effetti che riscontriamo, e qui arriva il radicamento della nostra professione sul territorio, che ci dispiace un po', è esattamente quello, no? Anche ieri e ancora stamattina si parlava di parchi naturali, quindi questo è vero, però quanti sono i dissesti idrologici che arrivano dalla mancata manutenzione dei filari che ci sono sui corsi d'acqua secondari, sui fiumi e via di questo genere, senza poi passare a quello che è la collina e la montagna, ok, finisco subito e chiudo, quindi anche su questo aspetto sarà uno di quegli elementi sui quali bisognerà assolutamente investire. Quali saranno le ipotesi di utilizzazione? Ovviamente si parla di biomassa legnosa, si parla di produzione di legname di pregio, della biodiversità vegetale. Una cosa, un'idea che è venuta e sulla quale stanno lavorando, si sta lavorando sulle isole di bellezza paesaggistica, così sono state definite, no? Quindi anche questo aspetto per incentivare il turismo, per rendere bella. Qualcuno ieri nella giornata iniziale ha parlato del paesaggio, di bellezza del paesaggio, di bellezza del verde, no? Quindi inserire anche questo concetto, e riteniamo che queste isole di bellezza possono essere un po' così la fotografia e l'immagine di quello che è il cittadino, ma il visitatore del nostro paese può in qualche modo apprendere. Chiudo, dico ancora, e così resto nei due minuti, andrà assolutamente, già è stato citato, implementato l'articolo 24 dello Sblocca Italia, laddove dà delle possibilità al cittadino, quindi coinvolgere la famosa defiscalizzazione che ci è stata citata anche stamattina, per far sì che certi processi vadano assolutamente integrati. E credo poi, probabilmente lo dirà chi mi seguirà dopo, effetto particolare dovrebbe essere visto anche con il mondo agricolo, perché poi la gestione del verde non è solo urbano, ma ci sono delle realtà all'interno delle quali il discorso agricolo può fortemente collaborare. Grazie. Grazie, infatti io mi voglio agganciare a questo aspetto agricolo, alla politica agraria del territorio che citava, per introdurre l'ultimo relatore, un po' in chiusura con il padrone di casa, Francesco Mati di Confagricoltura. Grazie, non sono soltanto un confagricolo, ma diciamo sono un confagricolo perché la mia azienda produce alberi da 106 anni e quindi forse un pochino di, mi sento un pochino tirato in causa. Vorrei partire dall'ultimo intervento del signor Tesio sulla manutenzione. Io però mi vorrei riferire a un aspetto molto importante di tutto quello che ho sentito, perché noi come mondo vivaistico stiamo facendo un appello perché stiamo morendo. Il vivaismo in Italia è fermo nei consumi, è fermo in Europa per tutta una serie di motivazioni legate a politiche di commercio, politiche di tutela di certi paesi che utilizzano per esempio in maniera un pochino strumentale il caso della xylella in Puglia. Non è questa la sede. La sede è quella che oggi ho sentito parlare di numeri molto importanti che possono essere ricondotti a un consumo di piante che è auspicabile su tutto il territorio italiano. Ma non basta. Quello che è un problema molto forte in Italia, sentito negli ultimi 30 anni, è il fatto che troppe volte si fanno delle azioni che sono meravigliose sulla carta, che hanno come obiettivo l'espletare tutta una serie di norme o di utilizzare tutta una serie di incentivi perché questi progetti vengano realizzati, poi una volta realizzati si passa a quello successivo
e quando si passa a vedere queste opere si trova un metro e mezzo d'erba e non si trova assolutamente niente. Voglio portare un esempio che per me è stato raccapricciante. Prima c'era una persona della società Autostrade. Ho sentito un intervento di un tecnico di una società che fa servizi per le autostrade, il quale parlava in toni molto ottimistici di un risultato positivo nell'avere l'1% di sopravvivenza nella piantagione di non so quante centinaia di alberature, centinaia di migliaia di giovani alberature lungo una nuova tratta autostradale. Allora, io credo che noi si debba partire da quello che è il risultato e poi passare attraverso le norme, attraverso i finanziamenti, attraverso le leggi per arrivare a ottenere questo obiettivo nel migliore dei modi. Ma non dobbiamo mai dimenticare che un albero è un essere vivente. Io ieri è una mia passione, ho fatto una lezione a 350 bambini delle scuole elementari per far capire loro che le piante sono vive, come un pesce rosso, come il cane o come il gatto che hanno in casa. Se noi riusciamo a capire questo momento, diamo valore agli investimenti della Telecom, della Bridgestone e di tutte le aziende che oggi hanno parlato di un'azione diretta sul territorio. Avrei da parlare due ore, scusatemi, dico un aspetto molto importante, si parla di sostenibilità e di che cosa può fare il vivaismo per le smart city. Logicamente vi invito a leggere i due piani di sviluppo di settore che sono stati fatti con il Ministero dell'Agricoltura, con il dottor Manzo, che contengono tutte le criticità italiane del verde pubblico e tutte le soluzioni, però stanno chiusi in un cassetto per, diciamo, qualche difficoltà di comunicazione interministeriale. E poi invito a riflettere su questo. Una città come Pistoia ha qualcosa come 5.000 ettari di coltivazioni a vivaio nella fascia esterna, 6.000 se prendiamo anche la fascia diciamo provinciale. Ci sono degli studi fatti in Europa che dimostrano che Pistoia è una delle pochissime città italiane ed europee che ha delle quote, dei livelli di CO2 più bassi della norma. Questo perché un ettaro di vivaio assorbe mediamente per difetto 50 tonnellate di CO2 l'anno, perché ci sono centinaia di migliaia di piante in accrescimento che attraverso la fotosintesi catturano e immagazzinano la CO2. Sono anni che noi cerchiamo una strada politica per poter utilizzare questa potenzialità nel offrire quote di CO2 a industrie che emettano CO2 nell'atmosfera, però non riusciamo a trovare una quadra. Concludo dicendo una cosa molto semplice. Il vivaismo deve necessariamente passare da essere una enorme produzione a disposizione di chi chiede a una produzione on demand. Quindi dovete piantare 1 milione di alberi in Italia? Parliamone, mettiamoli in produzione. Metterli in produzione permette di avere un'economia di scala molto più interessante per chi acquista e permette a chi produce di non stare con le mani incrociate ad aspettare che arrivi un cliente. Grazie. Benissimo, mi sembra che anche in questa seconda parte siano emerse tutta una serie di elementi interessanti che poi saranno spunto, penso, di altre ulteriori discussioni sia all'interno di questi 3 giorni sia nei momenti successivi. Io non mi dilungo oltre perché siamo già oltre i tempi massimi, ringrazio tutti e ringrazio i nostri relatori e tutti voi della partecipazione.